ma possibilmente fin dalle prime settimane, se possibile, per poter attuare le nostre tecniche che abbiamo messo a fuoco fin dal 1975, ma applicato ancora prima, di ipnoeugenetica, il che vuol dire fare ricorso all'inconscio della donna affinché collabori nella migliore strutturazione fisica, nervosa e psichica della creatura che sta nascendo, formandosi presso di lei, e in modo che collabori affinché la creatura stessa nasca anche intelligente e anche sia bella, cosa che fa sempre piacere a una madre. Non solo, ma io dirò, e qui siamo perfettamente in linea col professor Freiberg, che noi facciamo ancora della pre-ipnoeugenetica, nel senso che diciamo a due coniugi, o meglio, alla sposa, eventualmente alla aspirante madre, che quando avranno un rapporto fra di loro lo avranno con grande slancio, con grande amore, e che potranno concepire quindi un figlio sulla base di questo grande amore e grande trasporto reciproco. Cioè cerchiamo di influire, di predisporre quindi sul piano psiconervoso la coppia nel miglior modo quando ci sarà l'atto del concepimento. Quindi facciamo addirittura la preparazione prima della nascita. Poi, non so se l'ho detto al professor Fedor Freiberg, che noi interveniamo, questo lo facciamo prima, diciamo, del concepimento, interveniamo appena concepita la creatura e interveniamo poi in extremis, non sempre con successo, quando la creatura si presenta in posizione anomala, trasversa, di spalle, podalica, eccetera. Linguaggio ad ogni modo proprio degli ostetrici ginecologi. Riusciamo, non sempre, però con una o due o tre sedute a correggere la posizione della creatura e a farla impegnare in modo fisiologico normale, ovviamente con grande sollievo della madre e del bambino. Dirò ancora un'altra cosa. Ci sono anche dei ritardi nell'espletazione del parto. Noi abbiamo avuto in Italia dei ritardi veramente traumatici. Mi riferisco a un caso. Un nostro collaboratore del Friuli, circa 12 o 15 anni fa, mi diceva: io ho preparato una gestante al parto in ipnosi e all'ospedale non ci sono motivi perché si faccia il cesareo, dovrebbe partorire in modo fisiologico normale. Tutti i procedimenti che vanno fino alla soglia del parto sono regolari, poi si blocca. Gli ho detto: un momento, era appena avvenuto da pochi mesi il terribile terremoto del Friuli con gravi disastri. Dico, la madre, l'inconscio, si rifiuta di mettere al mondo una creatura che vada incontro a dei disastri e delle paure come quelle che lei aveva sentito nel terremoto. La cronaca poi, e voi lo sapete, ha riportato anche il fatto che persino gli animali, le mucche, stentavano, non mettevano al mondo i vitellini per la paura presa dal terremoto. Ci sono anche queste paure. Ha accennato il professor Freiberg anche il rapporto con la madre, d'accordo, ma vi è anche il rapporto con la suocera. Ecco, un caso occorso a mio padre quando si trovava nel 1958 in Brasile. Ha avuto tra gli allievi di un corso di psicologia della scrittura che ha frequentato, tenuto da mio padre all'Università Cattolica del Rio Grande do Sul a Porto Alegre, anche un medico, il quale lo ha portato a casa per esaminare il perché un figlio aveva dei tic, era tormentato di tic. Con un'anamnesi ha saputo che la gestazione si è svolta con la presenza della suocera in casa, mentre la seconda figlia, nata dopo, quando non c'era la suocera, non aveva più disturbi.
caso di quel fanciullo, quell'esperimento. No, parla, prendi il microfono, scusa. Volevo dire ancora forse qualche cosettina piccola. Abbiamo avvicinato il Ministero della Pubblica Istruzione, dell'istruzione nessuno, ma poi no, no, si sente. Oh, insomma. Abbiamo avvicinato in occasione della pubblicazione del nostro primo libro, Ragazzi Difficili, il Ministero della Pubblica Istruzione, il quale ha fatto degli esperimenti in varie scuole con una equipe abbastanza numerosa per studiare le situazioni difficili degli scolari. Si sono rimasti stupefatti che noi, mentre l'equipe impiegava 4 mesi per avere il referto, in un quarto d'ora davamo il referto completo della causa del disturbo del soggetto. Quindi ci hanno fatto la prefazione del libro Ragazzi Difficili. Ebbene, tra i vari ragazzi sperimentati ce n'era uno timidissimo, iperemotivo, sempre rannicchiato in un angolo della cortile durante le ricreazioni, perché la madre, allora eravamo negli anni 52-53, quindi la morale era totalmente diversa dall'attuale, rimasta incinta di ottima famiglia, pur essendo un umile e di ottima famiglia bolognese, aveva condotto la gestazione in gran segreto per tutti i 9 mesi, naturalmente con patemi d'animo non comuni e particolarmente oppressivi. Le conseguenze le ha portate il figlio. Il fatto è stato confermato con le conseguenze dello stato d'animo della madre durante la gravidanza, le porta il figlio. Gravidanze turbate e figlio quindi complessato. Poi vogliamo ancora dire, noi abbiamo scoperto nella scrittura il segno della tara psichica atavica, distinguibile in fenotipica e genotipica. La peggiore di tutte è delle due è la fenotipica. Noi siamo quindi in condizioni, quando una coppia si prospetta il matrimonio, di esaminare la situazione della trasmissibilità ereditaria, e nel caso vi sia una tara psichica atavica, consigliamo i due candidati al matrimonio a un regime di vita particolarmente concorde che non susciti le manifestazioni anche segrete, interne, intime del cervello relative alla tara psichica atavica. Quindi già prima del matrimonio della coppia da cui dovrebbe provenire un nuovo essere, noi siamo in grado di dare sulla base della scrittura dei consigli, anzi abbiamo un consiglio più radicale ancora: consigliamo di non addivenire al matrimonio quando uno dei due è portatore di tara psichica atavica. Meglio trovarsi un altro per non incorrere nelle conseguenze della legge di Mendel della trasmissione ereditaria, per la sicurezza, insomma, è logico, del nascituro. Questa era la comunicazione che dovevo dare, e per integrare, diciamo così, mettere al corrente l'amico Freiberg di quello che noi facciamo, va bene? Noi lavoriamo già dal 47, senza dire la mia esperienza da liceale, è un'esperienza empirica soltanto, mi sono fatto venire libri, ho cercato l'autoipnosi perché il bene che davo agli altri volevo averlo anch'io, ma mi hanno detto che uno dei vari libri fatti venire da Milano 1915-1916 era detto guardare il sole. Mi sono messo a guardare il sole in pieno agosto e naturalmente non sono riuscito a ipnotizzarmi. Poi da profugo nel 17 a Napoli, durante la prima guerra, ho pensato di sottopormi ad un
ipnotista spettacolista e di fargli dare l'autoipnosi. Era a Napoli un profugo, notato nei muri della città l'avviso di uno spettacolo, sono andato in prima fila. Appena il tale lo spettacolista invitò il pubblico a fornire degli elementi, mi sono precipitato io tra i primi. Lui ci ha messo in fila, ci ha guardato uno per uno, quando è venuto da me ha detto: la prego di accomodarsi. La mia speranza di avere l'autoipnosi da lui è fallita. Nessuno ancora mi ha ipnotizzato. Bene. Un momento, sì. Evidentemente, se lui a 90 anni non porta gli occhiali è perché ha guardato il sole per tanti minuti e quando aveva 15 o 16 anni. Brevissime notizie di carattere organizzativo, perché naturalmente farete poi le vostre domande. Ha cominciato a fare un par di ipnosi, ha visto che gli andava bene e ha visto che ha delle capacità superiori alle previsioni. Per me non è una sorpresa, anzi io sono convinto che il dottor Zema sfrutti le proprie capacità solo parzialmente e che può fare molto di più. È molto timido lui, potrebbe rendere di più e rende appena il 70%. Questo è quello che ho sempre pensato e ne sono veramente convinto. È uno insomma il miglior allievo veramente della nostra scuola nel campo ostetrico ginecologico. Vi farà un breve resoconto, facendo io però una breve premessa, di quello che lui sta facendo all'ospedale Regina Elena. Io avevo preparato due primi gravide al parto in ipnosi. Queste due primi gravide erano rispettivamente mia moglie e la moglie di un mio collaboratore. Il dottor Zema, ricordo quei fatti che sono impressi bene nella mia memoria, sono avvenuti 12 anni fa, 12 più un mese, esattamente, aveva convocato, fatto assistere a questi due parti, il primario della divisione di ostetricia e ginecologia della Regina Elena, il quale ne è rimasto senz'altro convinto e ha dato la via libera all'attrezzatura di un locale per fare il parto in ipnosi in gruppo per 10 e poi 11 gestanti, portato al massimo di 11, e questo si è avviato, perché sono ricordi connessi con quanto avevo fatto io a suo tempo, è stato avviato alla fine dell'aprile del 77 deve essere, ecco. La parola al dottor Virgilio Zema, con cui abbiamo collaborato sempre in ottima amicizia e direi fraternità, come uso nella nostra scuola. Io sono già timido e inibito di natura. Dopo il preambolo dell'amico Rolando mi incepperò ancora di più. Il mio intervento qui non era previsto, ma Rolando è incorreggibile. Anzitutto io ringrazio il professor Freiberg di essere venuto in Italia, di essere venuto qui da noi, e lo ringrazio per la sua relazione, di cui sono entusiasta, perché lui ha parlato dell'ipnosi da medico e questa è una cosa molto importante. Il professor Freiberg riassume nella sua persona diverse caratteristiche positive. Prima di tutto è specialista ostetrico, poi è specialista in problemi di psicologia e poi si occupa di ipnosi. Per cui direi che questo assemblaggio di caratteristiche gli facilitano indubbiamente il lavoro nel nostro ambito degli ospedali di ostetricia e ginecologia. Qui in Italia, chiedo scusa di questa breve digressione, ma mi pareva doveroso un omaggio verso il nostro ospite. In Italia, nei nostri ospedali, come accennato il professor Freiberg, essere anche in Svezia, l'ipnosi è un pochino la cenerentola della medicina, e questo è un vero peccato, perché noi qui alla scuola dei professori Marchesani abbiamo imparato quali sono le possibilità immense di evoluzione di questa nuova disciplina, nuova e vecchia quanto il mondo e vecchia quanto l'uomo, meriterebbe però di essere rivalutata. Come voi sapete, ormai l'avrete fuori dagli occhi la mia presenza, io sono un manovale dell'ipnosi, perché uso l'ipnosi esclusivamente per la preparazione al parto.
Il professor Freiberg invece ti ha parlato della opportunità di usare l'ipnosi addirittura durante la gestazione e addirittura in epoca prenatale, e questo giusto collima con i concetti di eugenetica che noi abbiamo sempre appreso qui alla nostra scuola. Purtroppo l'evoluzione dell'ipnosi in questo campo qui da noi è impedita da un elemento molto semplice, e cioè in genere gli psicologi non sono ostetrici, per cui una donna gravida raramente va da uno psicologo se non per motivi specifici. Nei nostri ospedali, nelle nostre strutture, nei reparti di ostetricia e ginecologia, la figura dello psicologo non è prevista, per cui i nostri medici, tutti bravissimi, sono bravissimi soprattutto dal punto di vista tecnico, dal punto di vista chirurgico, ma si interessano poco dal punto di vista psicologico, per cui è difficile poter dare l'avvio allo sviluppo di questa ipnosi che possa influire psicologicamente sulla gestante proprio per questi motivi. Però direi che il traguardo da raggiungere con la collaborazione di tutti sia proprio questo, e mi piacerebbe che l'incontro col professor Freiberg, che come dicevo prima riassume in sé tutte queste caratteristiche, possa essere una specie di battesimo per l'evoluzione di questa, chiamiamola, disciplina, cioè l'ipnosi come elemento di psicoterapia da poter sviluppare nel corso della gravidanza come preludio a un parto in ipnosi. Bene, e a questo punto, rispondendo all'invito di Rolando, vi farò partecipi della mia esperienza che voi del resto già conoscete. E sono 12 anni che io pratico l'ipnosi per la preparazione al parto con la collaborazione di una dottoressa, la dottoressa Canevari. Rapidamente il nostro comportamento è questo: noi teniamo delle sedute collettive a 11 donne contemporaneamente, perché tale è la capienza della sala che abbiamo a disposizione. Le sedute previste sono 10, vengono tenute una volta alla settimana. Noi amiamo sintetizzare il nostro lavoro con questo concetto. Con l'aiuto dell'ipnosi noi siamo in grado, o perlomeno cerchiamo, di trasformare l'ansia in serenità, la paura in sicurezza, la tensione in rilassamento. Cerchiamo cioè di scalzare tutti quegli elementi negativi che farebbero presupporre un parto alla vecchia maniera, per sostituirli con degli atteggiamenti fisici e psicologici che ci daranno al momento del parto dei risultati positivi. Cosa sono questi risultati positivi? Noi parliamo subito molto chiaramente alle nostre gestanti al primo incontro, alla prima seduta. Il primo incontro non è una seduta di ipnosi, è così una chiacchierata di benvenuto in cui cerchiamo di stabilire un rapporto di cordialità con le nostre allieve, e cerchiamo soprattutto di chiarire loro quali sono le possibilità e i limiti dell'ipnosi. E come prima cosa cerchiamo di scalzare quella che è l'opinione corrente dell'ipnosi. La gente crede che sia opera di magia, di stregoneria, o perlomeno che sia una situazione paranormale. Invece noi spieghiamo chiaramente che tutte le persone normali, dotate di una normale sfera psicologica,
possono essere in grado di realizzare lo stato di ipnosi e che per ipnotizzare le persone non occorre essere un mago, essere una strega nel caso della mia collaboratrice. Diciamo semplicemente che l'ipnosi è una tecnica che si impara e noi l'abbiamo imparata dal professor Marchesani e ce ne avvantaggiamo per dare questo aiuto al momento del parto. Soprattutto mettiamo in chiaro il problema del dolore, perché tutte le donne credono che sia una specie di panacea miracolosa, perché una donna dorme e intanto partorisce e poi si sveglia, oh che bella festa. No, chiariamo subito che le cose non sono così semplici e semplicistiche. Però con l'aiuto dell'ipnosi noi riusciamo a ridimensionare il parto da quell'evento biblico, non dico maledetto, ma quasi donna tu partorirai col dolore, a un fenomeno umano, un fenomeno in cui il dolore sia prima di tutto accettato nella sua finalità, sia ridimensionato, sia tollerato e nei casi in cui l'ipnosi viene applicata nel migliore dei modi, questo dolore viene addirittura attenuato a livelli del tutto sopportabili. Ecco, questa è una premessa che noi riteniamo molto, molto utile, cioè chiarire le idee per non deludere aspettative. Un'altra cosa che noi sottolineiamo in questo discorso che noi facciamo e che mi pare utile che io ve lo comunichi, ecco, perché riteniamo che sia importante partire col passo giusto. Un altro elemento che noi sottolineiamo alle nostre donne è questo, che loro vengono a fare il nostro corso perché hanno paura del parto, hanno paura del dolore e con l'ipnosi ovviamente sperano di superare questi elementi negativi. Soprattutto diciamo loro che il parto è il momento più delicato di tutta la vita e allora è importante che la madre impari a partorire bene il proprio figliolo nel modo giusto, nel modo corretto, senza essere influenzate e soverchiate da tutti gli elementi negativi che ho citato prima. E allora la responsabilizziamo dicendo che è proprio nell'interesse del loro bambino che loro devono accettare questa tecnica di ipnosi che noi, in virtù del camice bianco che indossiamo in ospedale, abbiamo l'autorità, la possibilità di insegnare. Questo ci mette subito in una situazione, diciamo così, di privilegio, al punto tale che tutte le donne che vengono da noi a fare il corso, e sono oramai più di 2200, la casistica che abbiamo a disposizione, sono tutte ipnotizzabili al 100%. Questo in fase di preparazione, indipendentemente da quello che sarà poi l'esito del parto, che può anche avere un esito chirurgico per complicazioni di tipo tecnico, oppure possono essere, come dire, casi negativi perché l'ipnosi al momento buono non riesce ad essere applicata. Però in fase di preparazione, con questi presupposti che noi segnaliamo alle donne, abbiamo il vantaggio di ottenere il 100% di ipnotizzabilità. Bene, a questo punto cosa vi posso dire? Teniamo queste 10 sedute. Queste 10 sedute hanno una gradualità in modo tale che portiamo le donne a impadronirsi dell'ipnosi in modo sempre più preciso, sempre più perfetto, sempre più profondo. Dalla ipnosi indotta da noi operatori insegniamo l'autoipnosi in modo tale che le donne possano essere autosufficienti soprattutto al momento del parto, perché ovviamente noi non possiamo sdoppiarci e moltiplicarci per ciascuna donna, e anche questo lo diciamo chiaramente in modo tale che le donne si abituino ad essere autosufficienti e non dipendenti da noi operatori, anche perché noi poi in ospedale abbiamo la nostra routine di sala operatoria, la collega anestesista, eccetera. Diamo come supporto all'ingresso in ospedale
un mangianastri con delle cassette registrate dove ci sono le nostre suggestioni, dove ci sono brani musicali e soprattutto la donna è addestrata a seguire queste voci, che peraltro non sono indispensabili perché molte donne rifiutano queste cassette perché sono autosufficienti al punto tale da poterne fare a meno. Nelle suggestioni